ritrovati a questa nuova edizione del notiziario web delle diocesi di Tivoli e di Palestrina. Apriamo la puntata di oggi con la Marcia della Pace che i gruppi di Azione Cattolica Diocesana, insieme alla Pastorale Giovanile Mestagogica, hanno organizzato per domenica scorsa 28 gennaio a Genazzano. La pace in testa, lo slogan della marcia che si è conclusa con la messa presieduta dal Vescovo presso il Santuario della Madonna del Buon Consiglio. La pace in testa, avete fatto questo slogan, molto bello, perché la pace deve essere in testa, i nostri pensieri, sempre, dobbiamo sempre essere uomini di pace, non possiamo agire da persone che non vogliono la pace, cioè l'unità, la concordia. Per me oggi portare la pace in giro è una cosa che dobbiamo fare tutti i giorni, che dobbiamo trasmettere a tutte le persone. Per me portare la pace significa portare perdono, rispetto alle persone. Stando più calmi con gli altri, in serenità con le persone. Soprattutto non fare cose brutte agli altri. Beh, ce la possiamo fare. Dio è con noi, ci ha dato il suo spirito. Porre azioni di pace e non di guerra. Importante la testimonianza portata da Padre Fedele. Solo nella capacità che noi abbiamo di camminare insieme, di essere famiglia, di essere uno, possiamo creare le premesse per la pace. Questa è la grande testimonianza che stiamo dando. Beh, Manuela, a 19 mesi rimasta orfana della madre uccisa. Donare pace è l'unico strumento per ricevere pace. Possiamo solo tendere la mano senza giudizio e cercare di dare il nostro meglio a chi ci sta vicino e far sì che determinate cose possono andare meglio. E Lucia Di Mauro, vedova di Gaetano Montanino, uccisa a Napoli dalla criminalità organizzata. Abbraccia il ragazzo che l'ha ammazzato in marito e dice che almeno la morte di mio marito possa servire a riscattare la tua vita. Ha tentato di perdonare, cioè di mettere nel suo rapporto col Signore l'uccisore, adesso lo aiuta a recuperarsi pure. Siamo partiti da storie straordinariamente ordinarie. Ma ognuno di noi è chiamato ad essere testimone di pace. Delle testimonianze mi hanno colpito la capacità di perdonare l'altra persona. Con il loro perdono costruiscono la pace attraverso dei gesti che non sono semplici, ma che sono quelli che dovremmo riuscire a mettere in atto ogni giorno per costruire veramente la pace. Curare le ferite di chi ti ha ferito e ritrovare in questo la vera via della pace. Oggi vorrei fare un patto. Ci state a prendere questo impegno di seminare pace? Sono qui per dare pace e ricevere anche pace. Ecco, la pace si fa così. Allora oggi ci impegniamo ad avere la pace in testa. Lo diciamo davanti a Gesù e davanti a sua madre Maria. E ci prendiamo questo impegno al termine di questa bella giornata della pace. Proseguiamo raccontando un altro momento vissuto dalla comunità diocesana. Il 2 febbraio, festa della presentazione di Gesù al Tempio, è stata infatti celebrata la 28esima giornata della vita consacrata. Credo sia molto significativo celebrare la giornata della vita consacrata qui, in questa cattedrale di Palestrina, nell'anno del 1750 del martirio di Sant'Agapito, poiché c'è infatti un legame profondo tra martirio e vita consacrata. Martirio nel senso della testimonianza della vita cristiana senza aggiunte, totalmente, radicalmente. Questa è la vita consacrata, una nuova forma, possiamo dire, di martirio. Cos'è infatti la vita consacrata se non la vita cristiana vissuta nella sua radicalità? Abbiamo benedetto le candele, sono segno di Cristo, luce del mondo, ma quelle candele sono simbolo anche nostro, per dire che anche noi, anime consacrate, battezzate e battezzate, desideriamo vivere uniti a Cristo. Noi tutti guardiamo a voi come a delle luci nel buio di questo nostro tempo. Siateci di esempio con la vostra offerta della vita totalmente al Signore sull'esempio dei martiri, con l'esempio della vostra dedizione ai fratelli e alle sorelle in necessità nei vari campi del vivere umano, consumandovi per loro come Cristo si è donato per noi, consumandovi con l'esempio della vostra preghiera, del vostro quotidiano incontro con il Padre, con il suo Figlio, che aiuterà voi a rinnovare il vostro primo eccomi e aiuterà tutti noi a seguire il vostro esempio. Vediamo adesso le attività dei nostri uffici. Dopo l'incontro a San Silvestro Papa in Villa Adriana, l'ufficio catechistico ha proseguito online giovedì 1 febbraio il percorso La bellezza dell'educare con il professore Ezio Aceti. Capiremo perché i nostri figli dovrebbero scappare di casa, perché il matrimonio è una cosa assurda ma possibile, perché la vita è così faticosa ma è bella,
e perché dobbiamo arrivare dalla fine della nostra esistenza spremuti come limoni, ma felici. Noi non siamo la famiglia del mulino bianco, senza che noi lo vogliamo, noi ci buttiamo addosso l'ansia l'un l'altro. Per il prossimo 11 febbraio, la Pastorale Sanitaria, l'Unitalsi, le Misericordie, l'Associazione Medici Cattolici e l'Arvas di Tivoli e di Palestrina annunciano la giornata del malato a San Vittorino Romano a partire dalle ore 16. Il messaggio del Papa per l'occasione porta il titolo «Non è bene che l'uomo sia solo, curare il malato creando relazioni». Il Santo Padre ci mette innanzitutto davanti l'icona del buon samaritano, che rallenta il passo della sua vita per farsi prossimo di chi è in difficoltà. Ci ricorda che gli ammalati, i fragili, i poveri sono il cuore della Chiesa e devono essere al centro delle nostre attenzioni umane e delle nostre premure pastorali. Vuole mettere in risalto non soltanto il nostro darsi da fare per curare i malati, ma soprattutto il fatto di essergli vicino. L'11 febbraio è un giorno a noi caro perché è la ricorrenza della prima apparizione della Madonna a Bernadette. Noi da più di 120 anni, noi anziani, ci leghiamo alla grotta perché è lì che noi ci sentiamo accolti, tutti, indistintamente. Siamo chiamati, noi comuni anziani, a sentirci non soltanto coloro che prestano le mani, i piedi, gli occhi a chi è in difficoltà, ma soprattutto coloro che prestano il loro tempo, la loro vicinanza, che sono capaci soprattutto di ascoltare e spesso di fare silenzio. Nostra Signora di Lourdes, intercedi per noi presso il Padre e aiutaci a mantenere questa relazione di fratellanza. E proprio nel mese della giornata del malato, che Giovanni Paolo II istituì nel 1992, il Santo Padre rivolge l'intenzione di preghiera per i malati terminali e le loro famiglie. Tutti gli enfermos tienen derecho all'accompagnamento medico, all'accompagnamento psicologico, all'accompagnamento spirituale, all'accompagnamento umano. Oremos para que los enfermos terminales y sus familias reciban siempre los cuidados y el acompañamiento necesarios, tanto desde el punto de vista médico como humano. Papa Francesco, il 21 gennaio scorso, ha annunciato un anno della preghiera, in preparazione al Giubileo del 2025. Vi chiedo di intensificare la preghiera per prepararci a vivere bene questo evento di grazia. Per questo iniziamo oggi l'anno della preghiera, cioè un anno dedicato a riscoprire il grande valore e l'assoluto bisogno della preghiera nella vita personale, nella vita della Chiesa, la preghiera nel mondo. Dunque, le diocesi sono state invitate a promuovere la centralità della preghiera individuale e comunitaria nel 2024. Uno sguardo ora alle nostre realtà parrocchiali. Lo scorso sabato, 27 gennaio, la comunità di Labico è stata in festa per la benedizione da parte del Vescovo Mauro del nuovo fonte battesimale nella parrocchia di Sant'Andrea Apostolo. Benedicendo questo fonte battesimale, noi benediciamo il luogo dove i bambini di Labico saranno immersi nell'acqua non per ricevere una benedizione, ma per significare la loro immersione. È stato immerso nella morte Gesù per 3 giorni, per poi rinascere alla Pasqua, alla vita eterna, nella potenza di Dio, una potenza che non schiaccia, ma che comunica la vita, per rinascere perdonati dal peccato, per ricevere il dono dello Spirito Santo, la liberazione da ogni male, la certezza del perdono e della misericordia di Dio per noi, la vita eterna dopo la morte. Davanti a Gesù stasera allora apriamoci al suo amore e preghiamo stasera per quanti rinasceranno a vita nuova nel battesimo da questo fonte, ricordando il nostro battesimo, e permettiamo a Gesù ogni giorno di liberarci dal male, dalla morte, dal peccato. A Palestrina, la parrocchia della Santissima Annunziata, si prepara a vivere le 40 ore cittadine dal 18 al 20 febbraio. In questa edizione, nell'appena annunciato anno della preghiera in preparazione al Giubileo 2025 e nell'anniversario del martirio di Santa Capito, il tema dell'adorazione eucaristica continuata sarà Eucaristia e Martirio. La messa d'apertura, domenica 18 febbraio alle ore 10.30, sarà presieduta dal Vescovo Mauro. In chiusura di puntata diamo uno sguardo agli appuntamenti nell'agenda del Vescovo.
Lunedì 5 febbraio alle ore 11 presso la parrocchia di San Giovanni Battista in Cineto Romano celebra la messa nella festa di Sant'Agata. Sabato 10 febbraio alle ore 10 presso la casa di cura Medicus Ini di Tivoli celebra la messa nel primo anniversario di apertura dell'hospice alla vigilia della giornata mondiale del malato. Domenica 11 febbraio alle ore 16 presso il santuario di San Vittorino Romano partecipa alla giornata mondiale del malato. Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e restate connessi sui nostri social per non perdere nessuna novità. A sabato!